Sì, c'è temperatura d'alta quota oggi qui a Fasano, non soltanto per i 3 gradi percepiti outside da questa palestra Franco Zizzi, da cui questa sera trasmettiamo questa partita tra Junior Fasano e Rubiera, ma anche perché la Junior Fasano ritorna in campo con 21 punti importantissimi che decretano ad oggi la testa della classifica. Partita da capogiro, infatti l'avversaria che scenderà in campo oggi è appunto il Secchia Rubiera, che è invece fanalino di coda a 2 punti. Come potrete sentire, si stanno annunciando quelli che sono i giocatori in campo. Ed ecco, quindi per la Junior Fasano, Vito Fovio, Daniele Vinci, Filippo Angiolini, Simone Angeloni, Emiliano Franceschetti, Gianluca Grassi, Albin Jostam, Davide Pugliese, Domenico Pinto, Carlo Sperti, Davide Notarangelo, Riccardo Stabellini, la new entry per oggi, Zeligo Bearevic e Flavio Messina capitano, dall'altra parte Mattia Rivi, Maxim Voliuvac, Simone Salati, Davide Bartoli, Luca Bortolotti, Luca Oleari, Matteo Cavina, Roberto Bartoli, Stefano Bonassi, Robertino Pagano, Simone Patroncini, Sebastiano Garau e capitano Andrea Benci. Arbitrano Maurizio Anastasio e Mauro Zappaterreno, e ovviamente non potevo non condividere anche oggi la postazione di commento con Antonio La Tartara. Ciao Antonio. Buonasera Vito Lamberti, benvenuto in questo 2022. Ricominciamo con questo scontro testa a coda tra Junior e Vikings Rubiera, una gara che potrebbe sembrare dall'esito scontato, ma la palla a mano, così come lo sport in generale, ci ha sempre insegnato che nulla è mai dato per certo. Assolutamente. E certo, il Rubiera giunge in terra pugliese con una formazione fortemente rimaneggiata, sono tantissime le assenze, ultima delle quali quella del capocannoniere, miglior realizzatore della squadra, Versakov, l'atleta lituano che è rimasto a casa per piccoli problemi familiari, e quindi giunge il Rubiera con, senza nulla da perdere, quindi sicuramente con la voglia di divertirsi e di cercare il colpaccio in casa della capolista, che come già in avvio di commento si presenta col nuovo acquisto Riccardo Stabellini, che al momento però è seduto in panca, giustamente ci vorrà un po' per entrare nel rischio. Anche se è un atleta di spessore assoluto. Anzi, dicevo appunto che la partita di oggi potrebbe essere sicuramente importante proprio sotto questo aspetto per il giocatore proveniente quindi dalla provincia di Burgos, Castilla y León, quindi al centro della Spagna, da Aranda de Duero, quindi da questo Villa de Aranda, una squadra insomma che per la quale ha prestato appunto le sue prestazioni, e oggi torna quindi in Italia, un giocatore che però per la nazionale potremmo dire già fondamentale da tempo. Intanto ancora Rubiera che ha quindi iniziato con il pallone tra le mani questa partita e realizzando quindi il primo gol del match, con la Junior Fasano chiamata adesso a rispondere immediatamente con Jörsam. Sì, era stato Stefano Bonassi a realizzare la prima marcatura per la formazione ospite, un gol che ha sorpreso Vito Fovio, ha sorpreso anche la difesa schierata un po' meglio a blanda in questo primo attacco del Rubiera, che ora continua ad attaccare con Bonassi, che lascia la sfera a Renato Bartoli, poi c'è Oleari, chiama lo sfondo Bearic, ma si continua ancora, ci riprova Bonassi, para Fovio, ma è ancora Bartoli, Roberto, ci scusiamo per averlo chiamato Renato precedentemente. Ora comunque ancora essere più attivo dei suoi. Pensavo Antonio, sì, che effettivamente è molto complicato, la Junior in difesa è cresciuta tantissimo quest'anno e vedo ulteriormente cresciuti i giocatori negli schemi difensivi, arrivare a tirare in penetrazione è davvero complicato. A difesa schierata ovviamente puoi anche superare la difesa, ma c'è un portiere come Fovio. Sì, comunque ancora possesso Rubiera, che va subito fallo, lo stesso Bonassi. Oleari lascia, c'è il braccio alzato del passivo. Bonassi ci riprova, prova a servire anche il pivot. Sì, buona l'idea. Patroncini, realtà, che però forse peccato, ha commesso invasione nell'area biancazzurra. Jörsam cambia come consueto con Bearic e non c'è il cambio visto prima, attacco difesa con Bonassi che si conferma, sì, questa volta al centro della retroguardia, difesa da Voliuvac, portiere
che ha ben figurato a Fondi lo scorso anno, e che purtroppo per lui è ancora a lottare per la salvezza, forse può sicuramente ambire anche magari a Rubiera in futuro. Tanto c'è Show con una serie di passaggi tra Jürgen Stammer e Flavio Messina. Errore di Flavio Messina, non è un giocatore solito sbagliare questo tipo di tentativi, specialmente praticamente da solo davanti al portiere. Ovviamente è a freddo anche lui, parlavamo di freddo d'alta quota a inizio partita, i giocatori chiaramente faticano a scaldarsi, i ritmi per ora abbastanza blandi. Sì, ovviamente è la prima dopo una lunghissima pausa che ha visto prima le festività natalizie e poi anche l'impegno della nazionale, che nelle isole Faroe hanno conquistato la qualificazione al secondo turno per accedere ai mondiali. Ovviamente la strada è ancora lunga e si farà più complicata, però Ho dei dubbi. Oleari effettivamente doveva tirare un passo prima, è arrivato un po' lungo e non ha avuto la possibilità di tirare come avrebbe dovuto, una fischiata ma un po' al limite. Tanto ancora Bonassi prova il tiro, questa volta la palla si schianta con il piedino di Fovio e finisce fuori. Dunque 1-1, 3 minuti. Dall'altra parte rapidamente Angiolini, che serve un D'Arangelo, ma la palla finisce fuori e può ripartire un super hipster Bortolotti. Ancora Bonassi, obiettivo dei suoi. Ovviamente Bonassi. Vito, qualche schema è andato a memoria della Junior, va rinfrescato come normale. Dicevamo i tempi, no? È chiaro che magari nel cervello ce li hai, una pausa come questa effettivamente, come hai detto, ti fa giocare un po' più molle sulle gambe, no? Sì, decisamente. Angiolini è stato forse quello che meno ha riposato, essendo, avendo fatto parte della spedizione azzurra proprio nelle Faroe. Ora un passaggio anomalo con fallo in attacco. Fovio recrimina per non aver potuto ripartire. Lui sì, è già nei ritmi. Beh, sì. Vediamo, voglioso di spingere già al massimo. Tanto Sperti, Notarangelo, Jürgenstam, Angiolini. Vediamo, effettivamente non sono ritmi a cui ci ha abituato la Junior. Notarangelo, Angiolini si guarda attorno, prova a fare tutto da solo, scarica per Jürgenstam, ancora una bellissima magia per Flavio Messina, che trova il piede di Voljovac. Ancora possesso palla Junior, però bravo anche Voljovac nella circostanza a restare in piedi fermo e a evitare di capitolare per la seconda volta consecutiva su Flavio Messina. Prima era stato in realtà errore del capitano biancazzurra. Angiolini, Notarangelo, ha un po' di spazio Voljovac, gli dice no, la conclusione era centrale, poi ci prova Franceschetti a tenere in gioco il pallone con un tuffo nell'aria, però è stata ravvisata l'invasione nel pitturato blu. La cosa più bella fino a questo momento è il passaggio di poco fa di Jürgenstam, ci ha pensato in un nanosecondo. In questo periodo tra l'altro la notizia del rinnovo di Jürgenstam, che è probabilmente il miglior acquisto che la Junior potesse fare, rinnovando appunto il contratto. Staremo a vedere con Riccardo Stabellini insomma cosa saranno in grado di combinare i due. Intanto ancora dall'altra parte il Rubiera, che con questo tiro che finisce fuori la traversa, lancio lungo ancora, Bonassi che recupera e Oleari invita alla calma i suoi, che provano a ripartire ancora in attacco coordinato. Bene Bonassi, ancora Oleari, c'è spazio, sempre Bonassi dall'altra parte, ancora Berbenci, scala l'ala completamente dall'altra parte, dentro, e dunque 2-1, continua a mantenere il pallino del gioco il Rubiera. Sì, una rete che sblocca un impasse durata praticamente 5 minuti quasi, rete di Simone Patroncini. Un bel giro che si è concluso col tiro di Giusto, tra l'altro aveva mantenuto abbastanza bene il giocatore 66 della Rubiera. E intanto ancora Notarangelo adesso dall'altra parte, rapidissimo Merangiolini, che in questo caso prova il tiro ma si era liberato benissimo Franceschetti. Sì, qui il difensore era incerto se andrà a chiudere sul pivot che si era liberato completamente, esatto. Se murare Angiolini in una via di mezzo, Angiolini ha trovato il varco centrando anche lo spazio sotto le gambe di Voljovac. Sì. Oleari, Bonassi scambia con Capitan Benci, poi toccano tutti praticamente la sfera. Bonassi, Oleari, questa volta sbaglia il servizio per Benci e può ripartire con Vito Fovio che va sul punto di battuta, lancia Angiolini, Angiolini per Jürgenstam che prova il servizio a Franceschetti, lucido e reattivo Oleari a intercettare la sfera
e poi a giocarla. Bravo, Belgi, bravo, sì. Bravo, bel recupero. Chiaro che, come abbiamo già detto e sottolineato più volte, i tempi non sono quelli a cui siamo abituati, però un Lubiera fino a questo momento che sembra abbastanza in palla. Speriamo fino alla fine non paghino, in realtà la panchina è un po' corta a differenza della Junior Fasano, ma fino a questo momento Lubiera assolutamente in partita. Andiamo a Bonassi. Oleari contrastato da Franceschetti, ci stava la fischiata, qui c'è stato il vantaggio, sì, anche passivo. Ora Oleari che scarica Bonassi e prova a liberarsi e poi viene fischiata. Ha preso un po' troppo, sì, dall'arbitro, che infatti è molto cambiolini verso Sperti e la perde, non è suo solito, gli cade tra le mani e può ripartire per l'ennesimo tentativo di Rubiera. Adesso deve capitalizzare col 3-2, altrimenti rischierebbe di concedere troppo a un Junior Fasano che sta già concedendo troppo, sì. Esatto, che non è proprio quel tipo di squadra alla quale concedi tanto e pretendi poi comunque di vincere una partita. Bonassi intanto, ancora Oleari, sempre il 30 del Rubiera adesso. Sì, è un po' il faro, oltre a essere come... Sì, 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 perché a questo momento buona gara la sua. Oleari, dall'altra parte, bello il passaggio rapido, però un po' scomposto da parte... dall'altra parte ancora Messina, che non sbaglia. Sì, al terzo tentativo fa 3-2 Junior, primo vantaggio biancazzurro dopo 9 minuti, non eravamo abituati a questa situazione. Sì, non, come abbiamo anticipato qualche secondo fa, non puoi pretendere di ricevere tutti questi regali senza capitalizzare, prima o poi la Junior comunque in contropiede come in questo caso si riappropria della partita, ma staremo a vedere. Adesso con un po' più di calma, tempi davvero estivi, Benci, Bonassi, ancora Benci, prova a lanciare uno schema ed accelerare leggermente il ritmo, sempre Bonassi, ancora Oleari, prova lo scavalcamento, serve Bonassi, l'arbitro però fischia un fallo sul numero 10 del Rubiera. Sarà proprio adesso Luca Bortolotti il pivot che si lamenta, difesa come sempre molto aggressiva da parte del 23 Bearevic. Ancora Bonassi, Oleari, sempre Bonassi, Oleari, i due si scambiano la palla, c'è spazio, ma al limite io probabilmente avrei anche visto dei passi, ma sì, è la seconda volta che tira dopo sì, che è già arrivato il fischio, questa volta prima ha accettato le scuse, adesso un po' più un po' di più forse. Comincia a essere recidivo. Intanto ancora Oleari, sempre i due, Bonassi, Oleari, perde un passo, serve Benci, ma l'arbitro aveva fischiato il fallo proprio sul numero 30 del Rubiera. Qui intanto era stato bravo Angiolini a recuperare palla, ma l'arbitro non aveva ancora fischiato e Benci, sì, sì, c'era da osservare il punto di ripresa del gioco. Bonassi, passivo alzato per l'ennesima volta. Oleari ha un po' di spazio, però Fovio gli nega la gioia della rete. No, tiro debole con poche pretese. Sì, sì, preciso ma debole, c'è da dire. Angiolini, nota Arangelo che scarica Sperti, che trova una bella parata di Voljovac. Che bravo Voljovac. E poi Oleari prova a servire il pivot, poi c'è un'esclusione temporanea scontata da parte di Flavio Messina, cade anche male nella... c'è stato sicuramente un contrasto e... si è caduto male, non... è caduto male probabilmente, staremo a vedere, ma si tratta, insomma, di Roberto eccezione. Bartoli, che ha già del taping dietro la schiena, vediamo, non... però è al ginocchio pare il problema. Sì, diciamo che è stato fortunato perché il lancio era per il pivot, poi la palla è giunta a Bartoli che si sta coordinando, gli è franato addosso Flavio Messina, sì, che avrebbe comunque fatto meglio, no, a lasciar tirare liberamente. Siamo ancora... Beh, diciamo che non rappresenta il tipo di giocatore che Messina, lo conosciamo, un giocatore con la garra, no, potremmo dire, un giocatore di quelli che non molla mai, si rialza. Dolorante, staremo a vedere se riuscirà a rientrare. Si pare, sì, non riesce a appoggiare un piede a terra, però vediamo. Probabilmente se... la caviglia si è girata nel momento successivo. E il ginocchio, ha chiesto di essere medicato al ginocchio, però vediamo se viene abbandonato poi a se stesso quasi, però. E intanto dall'altra parte si riprenderà dai 7 metri con Sebastiano Garau contro Vito Fovio.
l'aveva presa Fabio Magarau. È comunque il terzo marcatore del Rubiera per questo risultato di 3-3 quando è appena passato il primo sesto di gara. Quindi entra Domenico Pinto al posto di Fovio, occupando la posizione in campo di Flavio Messina, quindi porta sguarnita. Intanto ci si lancia ghiaccio che viene apposto in questo momento sul ginocchio di Bartoli. Abbiamo Pinto proprio in azione, nota Arangelo, Jurstam, Angiolini, esce ora Pinto per lasciare ovviamente il posto a Foglio. Sperti, nota Arangelo, buona la difesa di Oleari e c'è anche braccio rialzato per il passivo. Sì, sì, questa volta una buona difesa. Però quei... mette dentro Jurstam. Sì, quei 3 centimetri non bisogna mai lasciarli perché lui sa come approfittarne. Sì, sì, anche se in realtà qui probabilmente un po' ha peccato anche Volivac. Sì, era esattamente dietro al muro, avrebbe dovuto leggermente spostarsi sulla destra e probabilmente non era un tiro resistibile. Era l'unico sarebbe spazio rimasto, sì. Vediamo che si riscalda anche Simone Salati, altro portiere a disposizione di Luca Galluccio. Sperti ora. Sperti che la intercetta e adesso è solo in contropiede contro il portiere Volivac e ovviamente non sbaglia, prende il largo, primo più due, 5-3. Sì, prima inferiorità numerica e primo più due della Junior, che sta paradossalmente sfruttando al meglio l'uomo in meno. È chiaro che sorge nel momento in cui il Rubiera stesso ha voluto e ha abbassato un attimo i tempi. La palla intercettata è stata assolutamente preziosissima. Sì, intanto Garao centra il palo e quindi rimessa Junior. Adesso con calma ci risi appresta ad attaccare per la squadra biancazzurra con Jurstam, che ha chiamato un 5 destra. Intanto nota Arangelo, Jurstam, sempre loro tre a girare nell'attesa che si apra un po' di spazio tra le maglie rosse del Rubiera. Intanto Sperti ancora, rapidissimo Angiolini che si alza e tira e mette dentro il 6-3. Bravo Angiolini nel fintare anche con lo sguardo, no? Sì. Adesso però anche questa volta il Cile da centrale voglio ha poteva fare di più. Una incredibile, è chiaro che stiamo parlando nostro malgrado di una squadra che purtroppo è ultima in classifica e magari è particolarmente poco sulle gambe dopo questa pausa. Con un'elevazione del genere difficilmente riesce a fare muro, però forse poteva fare di più anche in questo caso il portiere ospite. Vediamo Bonassi ancora con Garau, che Fabio dice il dio no prima del palo, però c'è un giallo a nota Arangelo. Per forse un fallo commesso, aveva spinto l'atleta, aveva preso il vantaggio. Nota Arangelo, Jurstam, Angiolini. Partita che scorre abbastanza rapidamente nonostante i tempi di gioco siano abbastanza bassi. Sì. Ci sono state pochissime interruzioni. E è rientrato intanto anche Fabio Messina, parziale di 3-0 Junior dopo la sua esclusione, 3-1 perché c'era stato il 7 metri. E poi questa volta Angiolini trova la reazione di Voglio, e peraltro non so quanto volontaria, perché ho visto che il movimento delle mani andava un po' contro rispetto alla parata che ha fatto. Sì. Probabilmente se l'è ritrovata un po' addosso. Intanto Benci adesso e Bonassi dovranno cercare di mantenersi aggrappati alla Junior, che intanto ha preso il largo con un più 3 a metà primo tempo. Continua a tenere il ghiaccio sul ginocchio Roberto Bartoli. D'altra parte un palleggio un po' complicato, poi Oleari che casualmente arriva, bravo Fovio intanto. Sì. Oleari ci lancia Sperti, rapidissimo il 10, bella la palla per Franceschetti che questa volta riesce ad entrare. Sì, Fabio Messina che trova questa volta sì la bella reazione Messina, di Voglio, perdonate, l'avevo visto di sfuggita, non avevo visto barba e capelli che ingannano. Intanto sì, è un po' in confusione il capitano del Rubiera Andrea Benci. Diciamo due errori consecutivi del genere, prima era stato fortunato a trovare in qualche maniera il suo compagno, ora invece ha proprio passato la sfera a Franceschetti. Poi la Junior non ha spinto fino in fondo la ripartenza, c'è il tocco di piedi involontario ovviamente di Oleari
9 metri. Anche un po' pretenzioso questo passaggio, sì. Franceschetti, non sarebbe stato facilmente ricevibile dal pivot argentino, italo-argentino. Andiamo, attacca la Juve, nota Arangelo, arriva in corsa, scarica Jörstam che poi la dà Angiolini, prova ad entrare da solo, perde l'attimo per servire un compagno, però subisce anche fallo. Jörstam, nota Arangelo che si trova ora dalla parte opposta, Angiolini posizione di terzino destro, dove è giunto ormai dalla Svezia Gabriel De Santis, che però ha bisogno di un po' di tempo per entrare in forma partita. Ancora bello era il servizio di Angiolini. Sì, una buona idea. Non facile, perché se non se, se il pivot non se l'aspetta. Forse Franceschetti, che di ruolo pivot, poteva aspettarselo un po' di più, ma comunque in ogni caso c'era stato il fallo subito sempre da Angiolini. E ora attacca la Juno, Jörstam cambia un paio di volte direzione, poi scarica nota Arangelo, nota Arangelo, Angiolini, ottimo per Franceschetti, che subisce forse fallo da Oleari, non trova la porta. Ma non l'avrei fischiato comunque. Ha tirato comunque abbastanza libero, dobbiamo dire con massima onestà. Oleari, diciamo che col metro di giudizio di prima, forse almeno un giallo per il fallo, no? Non avrei interrotto il gioco, avrei lasciato tirare così come è andata. Sì, poi magari... decisione che mi sembra effettivamente giusta. No, è corretta, sì, assolutamente sì. Poi tra l'altro il gioco non si è fermato, quindi no. Non è detto che non arrivi la sanzione. E qui invece Franceschetti un po' aggressivo, infatti l'arbitro comprensibilmente lo ravvisa. Sì, no, lì c'è il giallo per lui. E chiede, ribadisce la protesta per l'azione precedente. Sì, magari anche un po' frustrato per la mancata fischiata, sì, di prima. Probabilmente, sì, se avesse segnato no, non lo sarebbe. Però insomma, adesso è ancora Rubiera al Garau, Bonassi, Benci che si alza e tira, tiro murato, sì, smorzato dal muro. Adesso ancora Franceschetti, nota Arangelo, Cesperti, piccolo spazio, ma riesce ad entrare ed è dentro. 7-3. Diciamo molto bravo Sperti, però il primo si ha lasciato, cioè, non si è neanche avvicinato. Sì, aveva un angolo nullo e comunque gli ha fatto recuperare, sì, tutto l'angolo perso. E infatti ha tirato da terzino / pivot Oleari. È entrato in campo Davide Bartoli, anche col numero 2, fratello di Roberto. Ora Franceschetti che rischia qualcosina, perché ha appena subito il giallo e la maglia tirata vistosamente sotto gli occhi dell'arbitro, che potrebbe non sorvolare a lungo, sì, questi comportamenti, ma perlomeno così vistosi. Bonassi, Benci, Oleari, ancora Benci che cerca in qualche maniera Garau, lo trova e questa volta Garau sblocca un impasse che durava da una decina di minuti per gli ospiti, un po' meno, 8 minuti per la precisione. Entra Grassi con Franceschetti, che viene lasciato riposare anche per sbollentare un po' un nervosismo vistoso. Sì. Peraltro inutile, una partita che sta prendendo una buona piega per la Junior Fasano, che sembra pienamente sotto controllo. Sì, magari c'è voglia di sbloccarsi subito in questo nuovo, sì, anno, per la lunga, sì, pausa, no? Poi anche nella pallamano segnare aiuta a segnare. A proposito di gol, ricordiamo quindi che Jörstam errore non da lui, con una conclusione molto alta. Sì. E quarto nella classifica marcatori, a sole 8 reti da Uros Lazarevic, che è quindi in testa. Tanta voglia per lui di finire il campionato come cannoniere, come capocannoniere. Peccato, guardando che non... un attimo la classifica, sì, dei realizzatori, Antonio, manca evidentemente il Versacos, che è appunto il marcatore, come detto, più in alto nella classifica dell'Ubiera. Comunque non nei primi 20, con 52, sì, marcature, però è un'assenza indubbiamente importante negli equilibri. Intanto Benci con il suo mancino firma un mini break di 2 reti a favore dell'Ubiera, che quindi riduce dal 7-3 al 7-5 il gap, riavvicinandosi alla capolista, che ora comincia ad accelerare un po' i ritmi. Lo vediamo da come muove i suoi passi Jörstam. Grassi, Angiolini,
o Tarangelo, Jostam velocemente per Sperti che coglie il palo cercando l'angolo abbastanza stretto. D'altra parte Garau che perde anche lui l'attimo della decisione commettendo un errore piuttosto ingenuo. Questo problema sorge nel momento in cui hai in mente un passaggio, solo uno, non riesci a farlo perché chiaramente non c'è il compagno, parte, non si è posizionato, esatto, dove pensavi fosse. E quindi non ti viene in mente rapidamente un'alternativa, ovviamente avrebbe potuto far partire un po' più di tempo con calma, ma viene appunto richiamato adesso un time out proprio da parte di Francesco Ancona sul più 2 al minuto 21. Piccola pausa per piccola noi. Pausa anche per noi. Dunque si riprende a giocare, mancano 9 minuti alla fine del primo tempo e il risultato è di 7-5. Parlavamo un po' dell'assente più importante e invece presente più importante adesso, attesissimo, entra con un applauso, un saluto da parte dei suoi nuovi tifosi, Riccardo Stabellini, Antonio. Sì, numero 24, quello scelto, Stabellini, numero che fu a inizio stagione di Marco Pignatelli, che ha lasciato per il momento la palla a mano per questioni personali. Angiolini, palla a Grassi che prova a coordinarsi, ci sono i 2 minuti per Bartoli, per Davide Bartoli. Sì, staremo a vedere, sono molto curioso in realtà di vedere Stabellini di nuovo nel campionato italiano. Sicuramente un giocatore di grande valore. Sì, in Italia, anzi non è 7 metri come ci poteva aspettare, perché è stato fischiato il fallo precedente, non quello su Grassi, però il cronometro era comunque stato fermato. È stato anche il cambio attacco e difesa per la Junior. Jostam che bravo. ...8-5... e adesso ancora Rubiera. Di assenti, insomma, ce ne sono un bel po' anche. Sì, dobbiamo fermarci qualche minuto per elencarli tutti praticamente. Infatti, perché ci dispiace ovviamente. Rubiera gioca veramente con una squadra ridottissima: Giovanardi, Strada, Pedretti, Santilli, Giubbini, Panettieri, Hila, Versakovs, come già detto, e Barbieri, insomma, quindi ben comprensibile. Intanto però Oleari torna sul meno 2 con questo gol, sorprendendo un po', sì, sotto la passivo, difesa della, sì, Junior. Ma che sia proprio questa la chiave per il Rubiera per mantenersi a galla e abbassare il ritmo e mantenere un ritmo abbastanza basso alla quale la Junior forse non è abituata. Ora Grassi, bel movimento a cercare il tiro in acrobazia con Salati, esatto, che ha parato. Esatto, cambio, sì, in porta c'è, cioè, Simone Salati. Ora 7 metri Jostam contro Salati. Stabellini però non pervenuto. E Jostam che la lifta, ma la lifta sulla traversa. Sì, era un misto tra un tiro di potenza e un tiro liftato, no? Anche perché non era così morbido. Salati che si accomoda in panca per far attaccare a pieno organico i suoi uomini, lasciando la porta libera. Oh, Benci, Monassi ancora. Ora è Benci che lascia il posto a Salati, ha battuto Leari, Bonassi, la deviazione di Bearevic ed è rimessa comunque a favore del Rubiera. Tentativo di buy-in adesso, perché comunque un 8-7 potrebbe incentivare nuovamente gli animi
la squadra in maglia rossa. Bonassi, chiamato il passivo, viene invitato dai suoi compagni ad accelerare, prova ad entrare. Molto bene questa volta Patroncini. Sì, non era coordinato al meglio, no, ma è riuscito col polso a rendere efficace una situazione molto complicata. Stabellini 8-7. Jörstam, ora parziale positivo, anche il Rubiera, c'è da dire, accorciato le distanze quando era in inferiorità numerica. Stabellini prova ad entrare, poi altra parte Angiolini, ancora 7 metri con Galluccio che ha qualcosa da dire, non sappiamo se agli arbitri o ai suoi difensori, sì, per aver lasciato un varco piuttosto comodo per Angiolini. Vedremo adesso Jörstam che difficilmente sbaglia, cioè, sicuriamoci due volte, intanto vediamo Jörstam, infatti sì, questa volta senza giocate d'effetto, sì, dimentica la tecnica lasciandola, la mette dentro, lasciando al concreto. Dunque mancano 5 minuti al termine di questo primo tempo, risultato di 9-7, e adesso il Rubiera potrà attaccare con Bonassi. Oleari, sempre il numero 30, ancora Oleari, Benci dall'altra parte, prova a scambiarsi con l'autore del gol di poco fa, intanto ancora Oleari che prova ad entrare ma viene fermato, sì, si era allargato tra l'altro Patroncini che adesso torna in posizione di ala destra. Oleari riceve il pallone, l'arbitro si confronta con il suo collega per chiamare il passivo fra pochissimo ed eccolo qua, Benci, Garau, ancora Benci, Oleari che deve alzarsi a tirare e Fovio infatti riesce a prendere il pallone, poi una tirata di bowling, sì, per Garau, e riparte dall'altra parte con Stabellini che vuole il primo gol in maglia bianco-azzurra e arriva con tanto di scivolata il primo gol del numero 24 nella sua carriera in bianco-azzurro, arriva al 25esimo minuto e decreta il 10-7 per la Junior Fasano sul Rubiera. Sì, tra l'altro in posizione di terzino adesso, lui che è comunque destro di mano, dall'altra parte c'è Angiolini, sicuramente possono, in attesa di De Santis, possono, sì, contendersi, hanno davvero spazio entrambi comodamente. Beh, c'è anche Pugliese, ricordiamo, esatto, c'è Notarangelo, la Junior che ha una buona batteria di terzini indubbiamente quest'anno. Buonassi. Tra l'altro Antonio, sono curioso di vedere, bella la palla intercettata qui proprio da Pugliese che serve ancora Stabellini che mette dentro il 2 personale che vale 11-7. Sì, il time out chiamato ora da Galluccio con Pugliese, veramente bravo nel recuperare la sfera e bravo, nel, sì, portare a casa questa cosa. Andiamo a vedere il quadro di giornata con un turno condizionato purtroppo dal Covid che è tornato a bussare anche nello sport italiano, con la giornata che vede in campo praticamente Cassano Magnago e Sassari, partita già conclusa, Siracusa Bressanone anche che si è giocato oggi pomeriggio, Merano Conversano che è contemporanea a questo incontro, Junior Rubiera davanti ai nostri occhi, Appiano Carpi rinviata così come Bolzano Pressano per problemi legati al Covid, riposa il Trieste e già nel prossimo turno Trieste Bolzano è già stato notificato che non si disputerà per gli stessi problemi legati alla pandemia in corso, che per fortuna perlomeno per i vaccinati e perlomeno per da un punto di vista strettamente sanitario sta allentando un po' la mossa, finalmente a livello di complicazioni mediche, sì, perlomeno sì, 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 auspicandoci che si vada sempre più in questa direzione. E il Rubiera che adesso ovviamente ripartirà dopo questo time out chiamato da Galluccio, Rubiera che ha autorizzato ottenuto... non utilissimo insomma, sì, 4 minuti alla fine del primo tempo con dei ritmi del genere non ha neanche una valenza strategica, a meno che non si vuole provare qualche schema specifico, sì, che quindi è un'occasione d'allenamento più che sì, 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 esatto. Bonassi, Oleari, Bonassi e trova il muro di Beari, c'è poi Jörstam, è bravo Jörstam a recuperare il pallone così, poi Pugliese si lancia in tuffo nella piscina azzurra dei 6 metri della palestra Franco Zizzi ed è 12-7. Certo, se era uno schema non ha funzionato, non ha funzionato. Dicevo che il Rubiera ha ottenuto una sola vittoria in campionato, tra l'altro di misura sul Siracusa alla seconda giornata una vita fa, sì, poi un pari e anzi poi solo sconfitte 11. Ora la bella parata di Fabio su Davide Bartoli,
Io stavo, commette infrazione di doppia, di passi. Garau può andare a accorciare distanze. Fiscale ma corretta la, giusto, l'azione arbitrale, ha, ha saltellato sul suo piede. Giusta, giusta la segnalazione dell'arbitro, rapidamente anche corretta la gestione da parte di Rubiera, che è riuscito comunque a mettere dentro con Garau il gol del 12-8. E adesso con un po' di ausilio da parte della colla, Angiolini prova a far ripartire la Junior Fasano con Grassi per Stavellini, ancora Jostam, sempre Angiolini, Jostam, ah, e qui lo schiaffo di Garau per far sentire l'approccio difensivo di Rubiera, prova ad entrare ancora Stavellini, la parata questa volta, ma c'è anche il fallo e i due minuti fischiati ai danni di Oleari, che andrà, va subito a chiedere scusa Oleari, però l'arbitro aveva concesso il vantaggio, quindi il possesso palla resta del, del Rubiera. Secca Rubiera, compagine, e credo che adesso Salati uscirà, vediamo se per lasciare, sì, prova, eccolo qua, infatti Salati esce adesso per lasciare il posto al compagno e attaccare per quest'ultimo minuto e mezzo con tutti gli effettivi. Rumoreggia un po' il pubblico, ma anche in questo caso la decisione è giusta da parte degli arbitri. Cioè, forse un, qualche dubbio mi sta venendo adesso sul fatto della, della, della sanzione, però sempre buona. Bonassi, Benci, Rubiera che adesso deve tirare assolutamente, l'arbitro alza il braccio ad indicare il passivo, ci siamo quasi al termine quindi del tempo sufficiente per poter tirare, ma recupera palla intanto Angiolini, l'arbitro fischia, sarà ancora passivo. Bonassi il tiro, la palla che finisce fuori. Adesso dunque nuovo attacco Junior, mancano 40 secondi da adesso. Jostam per Angiolini, Stavellini, che si fa salotto intanto sulla decisione, però confermata, è stato Stavellini ancora. Jostam, Angiolini, c'è Grassi che è solo, e adesso va a prendere il pallone per procedere dai 9 metri. Jostam, Stavellini, Jostam ha spazio per il tiro, vede però Messina che era solo Soletto e la va a mettere dentro, 13-8 più 5. Buzzer, finisce qui, 13-8 il primo tempo, primo tempo ritmi veramente leggeri, da partita potremmo dire molto onesta, tranquilla, e sì, con due squadre che stanno giocando evidentemente con dei ritmi post panettone. Sì, allora accogliamo anche l'occasione per dare il bentornato a Simone Angeloni, che ha avuto un problema allo scafoide, è mancato in diverse gare a dicembre. Comunque, per quanto riguarda il commento, hai detto tu, una partita condizionata da ritmi a cui non siamo abituati, no? Un ritmo piuttosto blandi. Rubiera, grazie a questo, è stata in partita forse più di quanto ci potesse aspettare, è anche tornata a ridosso, ricordiamo, l'8-7, quindi vicino nel punteggio alla Junior, che poi in questo finale di frazione ha dilagato nuovamente fino al 13-8, che è il punteggio con cui si fa l'intervallo, con cui vi salutiamo dandovi appuntamento al secondo tempo di questa Junior Rubiera. A tra pochissimo.
sta per iniziare la ripresa qui nella palestra Zizzi con la Junior che gestisce ovviamente il primo possesso palla, e Jörstam che serve Pugliese, che subito serve Jörstam per la volante, per lo schema divertente che porta la Junior sul 14-8, massimo vantaggio più 6, una gara praticamente sotto controllo già da un po', però il Rubiera abbiamo visto essere capace di rialzare la testa soprattutto se i ritmi non sono elevati. No, Oleari, Bonassi, Garau, Oleari, Benci, poi recupera palla per un attimo la Junior con l'aiuto forse anche di un piede, perciò c'è un fallo a favore, una infrazione con la palla ancora nelle mani di Rubiera. Benci, Oleari, Benci, Oleari tocca anche col piede, poi la palla rimane a Bearevic che serve Angiolini, Angiolini a Stabellini che non serve Pugliese, poi c'è il cambio tra Bearevic e Jörstam con la Junior che pigia sul freno. Jörstam, Stabellini, Jörstam, Angiolini, Stabellini, lascia Pugliese che fa tutto l'arco e trova il suo secondo gol di serata, 15-8. Certo, il Rubiera non ha tante frecce nel no. suo arco, quindi anche a voler tentare un recupero anche con alcune forze fresche non è semplice. Ha perso anche Roberto Bartoli che vediamo sempre con il ghiaccio sul suo ginocchio destro nel corso del primo tempo, quindi praticamente formazione quasi obbligata. Poi Bonassi perde Bonassi, tra l'altro così. Poi Messina che inchiuda, poi lascia Angiolini che perde l'attimo per servire Stabellini. Beric che è rimasto in difesa pensando forse che si esaurisse presto questa azione offensiva della Junior, poi dà il cambio a Jörstam, la Junior che inizia praticamente adesso il suo attacco. Stabellini, Jörstam, Franceschetti, Stabellini, Jörstam, passaggio bellissimo per Franceschetti che però non riesce a sbloccarsi. Sì, un tiro, ecco, una parata chiaramente non straordinaria, ma un tiro pessimo, quindi sì. Insomma. Sì, è stato molto bravo nel riflesso, sì. Però era praticamente quasi sulla figura. Sì, sì, sì. Era poco distante. Benci, Bonassi, Oleari, Davide Bartoli, Bertuccini, poi ancora la palla conquistata da Pugliese, c'è un fallo però ravvisato dagli arbitri con Patroncini sul punto di battuta. Bonassi scambia ripetutamente con Oleari, poi la palla è a Benci, Benci ancora a Bonassi, c'è il braccio del passivo ed è la bella rete, bello, bel tiro di Oleari che decide per la potenza e con l'aiuto della traversa trova la rete numero 9 prima della ripresa per la formazione ospite, che tra l'altro ricordiamo è una formazione storica, un club storico della pallamano italiana, sì. Il Secchia Rubiera, ricordiamo quando si è nata proprio la fusione tra il Secchia e il Rubiera, Rubiera soprattutto lo ricordiamo per tantissimi tornei vinti soprattutto a livello giovanile, comunque una presenza fissa nel massimo campionato nazionale. Ora vediamo Pugliese che è sicuramente in power play e continua. Sì, un buon avvio, i tempi ovviamente non sono cambiati, i tempi di gioco abbastanza lenti, ma buon avvio da parte della Junior che sta adesso cominciando a prendere il largo, una partita che si sta più o meno formando anche in termini fisionomici
con la Junior che adesso tende a prendere un po' più di spazio. Qui Bonassi tira ma finisce nettamente fuori, potrà ripartire Fovio con Angiolini per Jostam, che chiama subito lo schema al compagno, dice di cambiarsi, c'è Stabellini, Jostam ancora il 24 che prova a tirare in doppio appoggio, la parata facile da parte del portiere del Secchia Rubiera. Intanto qui viene abbattuto Bonassi da Stabellini, i due amichevolmente riprendono a giocare. Intanto Bonassi adesso che prova a chiamare uno schema sinistra, ma dall'altra parte Luca Galluccio chiama il primo time out della ripresa, e sì, un'opportunità anche per Francesco Ancona per chiarire un attimo quanto sta accadendo, che succede dalle altre parti. Sì, il Merano momentaneamente vince sul Conversano per 15-14, partita apertissima, siamo ancora al quinto della ripresa. Il Sassari ha vinto a Casal Magnago per 32-27, e invece questo risultato già acquisito, così come abbiamo detto la sconfitta del Siracusa per 35-24 in casa col Bressanone. Ha impattato ora il Conversano 15 pari al sesto, quindi partita sicuramente più equilibrata di questa sotto i nostri occhi, come ci si poteva aspettare. Il Merano che al di là della classifica che la vede un po' arretrata, è comunque un organico di assoluto rispetto. Il Conversano che abbiamo visto in forma nell'ultimo periodo del 2021, nonostante un mal di Trentino, lì persi gran parte dei punti dalla squadra allenata da Alessandro Tadafino, campione d'Italia in carica, quindi si prospetta comunque un prosieguo di stagione piuttosto divertente, Vito. Sarà sicuramente un finale di stagione straordinario, tante squadre, assottigliato rispetto allo scorso anno il gap probabilmente tra il Conversano e le altre. C'è il Sassari che è una grande squadra, il Bressanone, il Bolzano. Ma una Junior che secondo me adesso con De Santis, con Stabellini, ovviamente Jostam, può giocarsela e può davvero dire la sua anche in ottica titolo. Non dimentichiamo che parliamo della capolista, Antonio. Sì, assolutamente sì. Tra l'altro sabato prossimo c'è la trasferta di Carpi, le due neopromosse praticamente consecutivamente affrontate dalla Junior, Rubiera oggi, Carpi sabato prossimo. Poi ci sarà il weekend della Coppa Italia a Salcio Maggiore Terme, dove la Junior si presenta alla testa di serie numero 1, avendo chiuso in testa il girone d'andata, che appunto può essere una tappa intermedia importante, un'occasione per tornare a vincere il trofeo in casa Junior. Ora Bonassi dalla grande distanza. Ha qualcosa da ridire però Fovio, intanto l'arbitro dice c'è una linea di centrocampo, l'hanno inventata apposta, dovete rientrare e ribattere. E così fa Franceschetti per il suo compagno di giochi preferito, Albin Jostam. Natarangelo è pugliese, dall'altra parte Stabellini in posizione di terzino sinistro e Messina. Vorrei vedere Stabellini in posizione di terzino sinistro. Il suo ruolo cardine. Il suo ruolo, sì. Natarangelo, Jostam, pugliese. Serve Jostam che perde forse un po' l'attimo per entrare. Poi ancora pugliese, Jostam, Stabellini che nel giro del scalare si ritrova nuovamente in posizione di terzino sinistro, poi Notarangelo supera il fallo, però buona la difesa, più che buona la difesa di Rubiera in questa occasione, che ha chiuso bene ogni spazio. Poi Jostam, uno contro uno, passaggio giusto per Franceschetti, poi c'è il fallo, si è fischiata fuori la Junior. Jostam, Stabellini, Jostam, ancora i due si scambiano la palla, si alza il braccio del passivo, Natarangelo per Pugliese, posizione di ala, la virgola di Pugliese che è entrato a fine primo tempo e non ha sbagliato praticamente niente, Vito. No, immagino che adesso per lui sia anche più complicato, c'è molta più concorrenza, gente che ha un curriculum probabilmente più ampio del suo, ma sta rispondendo alla grande. È difficile per un giocatore, specialmente per un ragazzo, ormai ragazzo più non è perché comunque gioca stabilmente anche prima squadra da tempo, mettersi in mostra, specialmente quando poi hai un organico del genere, apprendi tanto ma difficilmente li metti in mostra. Oggi lo sta facendo nel modo giusto. Intanto ha fatto il suo esordio con la maglia del Rubiera, ufficiale Robertino Pagano, che è entrato praticamente adesso. Ora Stabellini accusa forse un piccolo colpo, però Pagano è un ex junior nel 2013, la sua esperienza a Fasano. Si alza il braccio del passivo Pagano, vediamo come si presenta con una rete, complice anche un Foglio che aveva fatto già il passo dall'altra parte ed è trovato con la mano di tempo. Sì.
Sabellini, io, stamattina si alzano i ritmi e la Junior con quei ritmi più alti non ha praticamente avversari questa sera. È un po' ciò che abbiamo anche detto nella prima parte di gara, ossia che una strategia per quanto riguarda il Rubiera sicuramente è quella di appiattire la partita e abbassare i ritmi. Alzarli significa praticamente andare incontro a una gestione da parte della Junior ben più nota e semplice che quasi a ritmi bassi, e quindi non portarla al proprio livello. E intanto Pugliese, Bearevic può ripartire ancora. Franceschetti prova, sì, una cosa che un numero quasi tennistico, sì, cosiddetto twinner. Stabellini, Jörstam, che gli chiama il movimento con l'arbitro che vede lo schema chiamato da Jörstam. Stabellini fermato in primo momento da Luca Bortolotti, poi la palla a Pugliese che continua col suo 100%, grandissima la prestazione finora di Pugliese che evidentemente è già su ritmi abbondanti, mentre non potendo ruotare molto in mezzo ruota i portieri Luca Galluccio ed è il terzo che vediamo tre pali stasera. Mattia Rivi, vice capitano tra l'altro della formazione del Rubiera. Bortolotti, Bonassio, poi vediamo Bortolotti che riceve il pallone, sono due minuti gratuiti questi concessi al direttore di gara, da regolamento ci stanno, però veramente con questo incontro poteva essere un po' più buono l'arbitro con il pivot del Rubiera che già aveva commesso un errore un po' grave nell'area della Junior, riuscendosi a girare e poi commettendo invasione, poi anche questo due minuti sanzione temporanea, scusa, temporanea gratuita. Stabellini viene fermato dal tiro, c'è 7 metri per la difesa in aria da parte di Robertino Pagano, 11 minuti della ripresa. Jörstam dai 7 metri finta il tiro e poi non sbaglia, 20-11. Rivi non riesce a neutralizzare la conclusione dei 7 metri, mentre è entrato in campo Domenico Pinto, numero 59, abbiamo già visto per qualche momento la ripresa, Carlo Sperti è con le gambe coperte e la tuta già in panca a riposare. Sì, stavo cercando di capire l'approccio difensivo anche di Stabellini, un po' l'oggetto misterioso della partita. È intanto ancora Pagano, Bonassi la prende un po' con tutte le parti del corpo tranne le mani, ma l'arbitro lascia continuare. Ancora Pagano, Oleari, ma l'arbitro ormai ha fischiato. Sì, la fine del passivo. Ora Pinto che scarica dall'altra parte. Buona, per Notarangelo. Bravi entrambi. Sì, poteva darla vicino a Stabellini, però doveva forse perdere un tempo di gioco perché era alle sue spalle. Poi invece accorreva come un treno Notarangelo che ha battuto Rivi. Secchia Rubiera, i Vikings di Rubiera toccano per la prima volta il meno 10 in questo incontro. Pagano finisce anche l'inferiorità numerica. Abbiamo Pagano che serve Davide Bartoli, fermato dal duo Franceschetti Bearic, lo portano a spasso con le 9 metri, poi però entra bene Oleari che non c'entra la porta, ecco, un 7 metri. Noi eravamo dietro e onestamente da questa postazione si vedeva anche abbastanza bene. Si è tirato completamente libero. Onestamente. Tirato completamente libero. Però Fabio lascia la sfera a Patroncini.
correre il cronometro, 13 minuti e 20 secondi di questa ripresa, col mancino Patroncini, finta numero 1 e poi conclusione vincente, nonostante Fovio avesse intuito la direzione della palla, però la palla che era più lenta del movimento di Fovio è arrivato prima Fovio nell'angolo della sfera. Vabbè, sì, ma ci sta. 21-12 il parziale, quindi sblocca un momento negativo il Rubiera. Pinto, Stabellini, Jörstam, Notarangelo, Stabellini, cioè Jörstam, Stabellini adesso, serie di incroci, però il ritmo ovviamente è piuttosto lenti con alcune fermate. Ora c'è un brutto fallo di Oleari, che ha, anzi no, di Davide Bartoli, che ha spinto con in equilibrio precario Stabellini, brutto per modo di dire, nel senso che un fallo che poteva rivelarsi pericoloso. Tanto Angeloni si toglie la tuta, quindi potrebbe tornare in campo, scafoide permettendo, vediamo che si prende le pacche dei suoi compagni. Stabellini per Pugliese, che continua con efficacia a proporsi, questa volta il palo a negargli per la prima volta la rete dopo un 100% di conclusione fino a questo momento. Siamo sicuramente il migliore in campo, sì, forse Pugliese finora. Sì, sì, non sì, 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 effettivamente sì, stavo provando a pensare a un'alternativa, ma tra primo e secondo tempo forse quello che si è espresso in maniera più evidente e limpida è stato sì proprio lui. Buona partita fino a questo momento. E intanto dicevo, adesso il Rubiera che prova ad alzare leggermente il ritmo con questo passivo. Qui ancora Bonassi che viene cercato sempre dai suoi, è chiaro insomma che è un po' il riferimento, e se molla lui sono un po' di problemi per il Rubiera. Benci, qui invece è proprio Bonassi a interporsi e fallo davanti, non l'ha fatto nessuno per questo tentativo di tiro. Si riprenderà dai 9 metri, ma sarà ancora passivo, quindi ci avranno scarso un tiro, vediamo. Eccolo qua, Bonassi si alza, prova il tiro, murato da Stabellini. Benci è ancora passivo dall'altra parte, e qui invasione di Stabellini, è ancora passivo ed è invasione. Sì, diciamo che c'è un eccesso di fiscalità da parte dei due arbitri con sì, se proprio vogliamo, non che sia un errore, assolutamente, è anche magari una forma di rispetto verso chi è in campo, però manca un quarto di match. Sì, quindi ormai ultimo quarto di gara. Intanto Belci prova il tiro, palla che arriva un po' maldestramente sulla fronte, sì, parata di testa di Fovio. Si potrà dunque riprendere Stabellini per Jostam, ancora Stabellini che deve entrare visibilmente. Bella questa solita palla, buona parata, ma anche qui ottima parata, ma il portiere era praticamente fermo con le mani aperte, anche in questo caso aveva già deciso come tirare, gli è arrivata sulla mano. Una buona parata comunque, adesso Benci dall'altra parte, ma ormai il risultato 21-12, fatta eccezione per clamorosi break da parte del Secchia Rubiera, sembra indirizzarsi verso una vittoria per la Junior Fasano. Questo è stato l'arbitro, fischia la ripresa dei 9 metri, sarà proprio il Secchia Rubiera a riprendere. Bonassi, sempre posizione centrale per Benci. Ora loro. Oleari, Bonassi, Oleari prova a scavalcare, ci riesce. Questa volta è bravo Fovio. L'arbitro fischia e 2 minuti per Angeloni che va fuori. Sotto lo sguardo severo di Ancona. Appena rientrato in campo proprio l'atleta Teramano, subito in panca puniti. Sì, e intanto adesso si riprenderà ancora, la palla è tra le mani di Bonassi, sempre Secchia Rubiera, Oleari, Benci, ancora Bonassi, prova a cercare il passaggio in posizione dalla sinistra,
palla che finisce però fuori, sarà ancora Secchia Rubiera, tra un po' si chiamerà ancora un altro passivo, i due si confrontano, vediamo i due arbitri, infatti alzano il passivo adesso, Bonassi, Benci sempre dall'altra parte, il tiro che finisce però altissimo questa volta, nulla sì. da fare. È arrivato bene al tiro Oleari, però ha chiaramente abbassato né polso né avambraccio, la palla insomma è schizzata alle stelle. Sì, intanto segnaliamo che il diciamo il Conversano ha ribaltato la situazione a Merano, ora conduce per 19-17. Questo per dare un aggiornamento in diretta a chi sta seguendo questa partita. Nota arancia dall'altra parte, non riesce a trovare Pugliese Junior, che ricordiamo in inferiorità numerica. Ci piace ricordare queste telecronache un po' agé, no? Di sì. collegamenti agli altri campi. Sapete comunque di poter seguire tutto sulla piattaforma di Eleven Sports. Sabellini che fa tutto l'arco, viene fermato da Oleari, entra anche Daniele Vinci a difendere i pali della formazione biancazzurra. Sabellini che prova da troppo lontano, forse Rivi neutralizza la conclusione, mancano meno di 12 minuti al termine, bravo a quest'altra Benci a chiudere subito il polso e accelerare, prima forse azione veloce da parte del Rubiera che si converte nel gol numero 13. Domenico Pinto, Jörstam, nota Arangelo, Sabellini, Jörstam, nota Arangelo, Jörstam, Jörstam, 22-13 con il polso dal basso verso l'alto, sotto la traversa, Rivi questa volta non può nulla. Con l'ingresso di Daniele Vinci ufficialmente sono entrati in campo tutti gli atleti a disposizione di coach Francesco Ancona. Eppure sono ancora curioso di vedere Sabellini, che evidentemente non è entrato, ma si è integrato, no? negli schemi, nei meccanismi offensivi della Junior Fasano, ma sicuramente una grande risorsa. E adesso intanto dall'altra parte il tiro e la parata di Vinci, che si lamenta anche con l'arbitro. Sì, la rimessa laterale, voleva la rimessa sì. dal fondo. Bonassi ancora prova ad entrare, l'arbitro però gli fischia. Sì, un fallo in attacco abbastanza opinabile, diciamo così. E intanto, poi la magia di Pinto. Antonio, non riesco a capire in realtà cosa abbia fischiato. Sì, ha fischiato uno sfondo che però era forse un mix precoce, perché passi, aveva scaricato la palla ben prima che arrivasse a impattare poi con il difensore biancazzurro. Cioè, peraltro anche nel movimento generalmente lo sfondo, no, si esplicita con una spalla particolarmente in questo caso non mi pareva che Bonassi avesse effettivamente questa postura del corpo. Si è partito il fischio, il fischietto magari ormai stava respirando. Sì. E intanto ancora Benci, sempre servito da Bonassi, i due oggi hanno fatto un dialogo continuo, occhio nero intanto per Benci, e dall'altra parte ancora il tentativo da parte di Oleari che prova ad arrivare bene, ma sì, sul quinto passo giustamente. Tanto, 9 metri anche abbastanza preciso nel far spostare sì, di 20 millimetri, poi Bonassi non trova la porta. Intanto a proposito dei due arbitri, signore Anastasia Zappaterino, che comunque hanno arbitrato decisamente bene questa sera, intanto Bonassi una partita non ce la facile fa più, sì. Sabellini, questo è quello che conosciamo, sì. Più 11 Junior, per la prima volta Bonassi non ce la fa più, si è buttato a terra a bordo campo, forse ha lottato per tutta la gara. Ora è stanco, si taglia anche la caviglia sinistra. Comunque, a proposito dei due arbitri, signori Anastasia e Zappaterrino, è la prima volta che dopo tanto tempo che non vediamo due arbitri con l'auricolare per comunicare tra di loro, ma come si usava una volta, sì. con gli sguardi per chiamarsi per esempio il passivo o altre situazioni. È una scelta, ci sta, perché non c'è un obbligo di regolamento. Certo. E intanto Benci e Bartoli, è rientrato Bartoli, ci fa piacere. Tiro di Benci che si schianta sulla traversa, palla di Pinto, poteva aspettare forse qualche altro secondo, nota Arangelo. Pinto combina un po' un pastrocchio e in questo caso c'è questo lo sì. sfondo, anche senza auricolari fischia bene l'arbitro.
Sì. Sì, comunque poteva anche aspettare un po' un tempo di gioco pinto, non c'era la fretta. E chiama il time out, il secondo e ultimo della sua gara, terzo complessivo, Luca Galluccio, e vi diamo appuntamento a qualche secondo dopo un breve break pubblicitario. Praticamente tutto pronto per ripartire dopo il time out chiamato dal tecnico. 8 minuti ospite, al termine, sì, Luca Galluccio. Antonio, sì. 24-13, una partita non complicata da giocare, non complicata da arbitrare, non complicata da commentare, fatta eccezione appunto per qualche scioglilingua nel quale ci perdiamo ogni tanto, ma un Rubiera che finché ha potuto ha detto la sua, l'avevamo un po' letta, una panchina corta, tante assenze fanno sì che sia complicato gestire alle lunghe una partita poi contro la Junior Fasano, peraltro squadra che, come abbiamo già detto e come ha anche detto giustamente Antonio, se alzi il ritmo comincia a godere, no? Esatto, tra provare alzi il ritmo anche il Rubiera e trova la rete con Oleari, e c'è il 2 minuti per Pugliese che ha schiaffeggiato al momento del tiro. Sì, intanto adesso è rientrato Angeloni, Stabellini che va a prendersi un po' di minuti, Grassi in posizione di pivot, Notarangelo e Carlo Sperti che prende adesso il pallone e si va a posizionare in posizione di ala destra. Angeloni lì in posizione centrale, puzza di schema ed eccolo qua Grassi che sbaglia però il passaggio, Notarangelo non ci arriva, si arrabbia col suo compagno numero 5 che esce, lascia il posto al portiere Vinci che scappa in porta, ma riparte rapidamente Rubiera con Benci. Ancora Oleari, riesce ad entrare molto bene, un inesistente tentativo di sfondo, ma bene così Roberto Bartoli che ricordiamo nel primo tempo è stato assente per tre quarti di frazione di gioco per una botta al ginocchio, pare essersi ripreso molto bene, anche considerato questo gol. Adesso Sperti, ci fa indubbiamente piacere vista la moria di atleti a disposizione di Luca Galluccio, peraltro un buon giocatore Bartoli, insomma è sempre un piacere vederlo. Intanto ancora Stabellini a spazio, inchioda, serve Notarangelo che la tocca di quadricipite ma l'arbitro lascia continuare, e adesso ancora Angeloni un po' lento nel movimento, ma terreno, anzi parquet, palo, traversa, portiere fanno sì che la palla possa carambolare, sembrava un video di TikTok, in porta. E quindi 25-15 al minuto 24. Sì, una gara che va tramontando in maniera, diciamo, come abbiamo già detto più volte, leggibile. Adesso ancora Oleari in gentile, poi Benci rapidissimo nell'ingresso dall'altra parte, e ancora lui Bartoli che effettivamente a questo punto, Antonio, penso è probabilmente quello che è mancato al primo tempo del... assolutamente Rubiera. Sì, sì, sicuramente, ovviamente sarebbe andata diversamente, magari no, però lo scarto probabilmente sarebbe stato inferiore. Ricordiamo che adesso ben 9 gol separano Junior Fasano e Rubiera, Secchia Rubiera, 25-16, e Junior Fasano che adesso ha in mano la palla anche del più 10 con Angeloni che cambia tutto per Stabellini che si allunga per andare a prenderla, spinta rapidamente e la mette dentro, ex giocatore Via d'Aranda, come già detto alla sua prima presenza in maglia bianco-azzurra, anzi azzurra quest'oggi,
Ancora Rubiera, il tempo scorre, peraltro come dicevamo una partita con un altissimo tempo effettivo di gioco rispetto al solito, il clima secco che ha causato più volte la tosse anche per noi cronisti fa sì comunque che i giocatori, e intanto il tiro, che i giocatori comunque anche caduti a terra non necessitino poi di una pulizia del parquet, se non proprio in casi speciali. Intanto c'è stato il gol del 26-17 sì, di Oleari, e Stabellini che era già partito è stato invitato appunto a mantenere la tranquillità e la calma, con Angeloni adesso in posizione chiama lo schema indicando due dita ai propri compagni, viene fuori anche Grassi, Stabellini in posizione centrale che scambia con D'Arangelo, prova a cercare lo spazio, serve ancora il numero 13 che allarga dall'altra parte ma commettendo uno sfondo, e quindi 26-17 e nuovamente palla Rubiera. Si lamenta il fatto di aver lasciato la sfera prima di andare contro il difensore, però ciò non cambia ovviamente la fischiata, quindi può andare ancora ad accorciare il risultato del Rubiera, che è stata anche sotto gli 11 reti, ora potrebbe andare per il meno 8, quindi comunque rendere meno amaro questo parziale. Bench Patroncini, Oleari, Patroncini, Oleari che ancora batte Daniele Vinci, gara ormai in ghiaccio per tutti, difficile anche motivare, no? Far bene con la Junior che gioca con praticamente tanti uomini, cioè tutti gli uomini diversi rispetto alla prima frazione. Nota l'angelo anche colto il palo, adesso palla a Davide Bartoli che accorcia ulteriormente fino al meno 7. Ovviamente non può essere felice Francesco Ancona di questo break ospite, però c'è da dire pure che non è in discussione minimamente l'andamento del match, quindi non c'è da preoccuparsi più di tanto, c'è da arrivare integri alla trasferta di Carpi di sabato prossimo, ultimo appuntamento, intanto bellissimo, bravo, grazie, molto bravo, ti sta con una mano a prendere la palla e a girarsi, tra l'altro che è girato sul lato del difensore, questo non depone a favore del difensore ovviamente, però bravo comunque nel girarsi, e poi nulla ha potuto, un discreto Rivi fino a questo momento che comunque ha detto la sua, Voliuvac che come hai già detto si è reso con Matteo Rivi, Matteo Rivi però ha lasciato bene il posto a Rivi che in questa seconda frazione di gara, come appunto ho già accennato, si è messo in mostra abbastanza bene. Angeloni va a murare però sulla mano operata, o meglio sulla mano che ha avuto il problema nel mese di dicembre, poi Daniele Vinci in qualche maniera respinge la conclusione di Roberto Bartoli. Ora Notarangelo arriva in velocità, il muro di Davide Bartoli, poi è Stabellini. Questo è un esempio di pallamano abbastanza accademica, no? Finta di passaggio, però c'era chiaramente lo spazio, è stato molto semplice per Stabellini, ovviamente si è creato un ulteriore spazio sbilanciando l'avversario, gol 28-19. Bartoli, Patroncini, Bartoli ora difende un po' meglio la Junior rispetto a qualche minuto fa. Benci, ora Roberto Bartoli, Oleari, Benci che prova con lo scaffa, siete Patroncini lungo la sfera, ora Angeloni che rallenta il ritmo, poi palla a Campanino Tarangelo che rischia anche il passivo, ora la Junior con questo passaggio morbido, ma poi accela nuovamente la Junior, Stabellini incrocia Pinto, Angeloni va a fare tutto da solo, bene la parata di Rivi e ora ultimo attacco probabilmente del match per il Rubiera, salvo cataclismi, se Rubiera chiuderà sotto di 8 lunghezze. Benci non riesce a porre fine, anzi è Pugliese che realizza la rete del più 10 con Rivi che si era distratto. Pugliese, sì.
Pugliese, che con questa conferma di essere il migliore in campo di serata, termina con un distacco che diciamo è legittima la differenza tra i valori in campo, che sarebbero dovuti essere sicuramente migliori se il Rubiera si fosse presentato in forze più cospicue qui nella prestazione di Fasano. La Junior comunque che se non avesse messo Bartoli nella prima parte di gara, sì, comunque avrebbe potuto far meglio. La Junior che comunque si conferma capolista anche con questa prima vittoria del 2022. Ricordiamo appuntamento a Carpi sabato prossimo, poi ci sarà la Coppa Italia, noi ci rivedremo qui alla Palestra Zizi fra un po' di tempo, sperando di poter festeggiare anche un trofeo. Beh sì, direi che Junior Fasano e Secchia Rubiera hanno due stagioni differenti davanti, che sia insomma dall'alto, dal basso, è un campionato comunque ancora abbastanza aperto. Saremo a vedere come andrà a finire. Buona serata a tutti, buon fine settimana.